Momenti d'artista, un programma di Giuliano Gurieri, in onda su Telesanterno, alla domenica alle ore 20:45, il lunedì alle ore 8:30. E su Canale 24, il lunedì alle ore 19. Ci troviamo all'associazione Momenti d'Artista con Ermanno Guglielmi e innanzitutto dimmi dove sei nato tu, perché è una pittura internazionale. Io sono nato a Ponticelli, che è una frazione di Malalbergo. Ah, beh, sei qui della nostra bassa. Di Malalbergo, sì, della bassa bolognese, della sì. Bassa. Una frazioncina dove c'era una vita sociale molto attiva, sì. Ma c'era di tutto all'infuori che pensare alla pittura. Allora, sì, nessuno, pochissimi, almeno di quelle zone, erano appassionati alla pittura, all'arte in genere. Ecco. Anche perché per me siete più appassionati a differenza mia, che anche proprio dalla prima infanzia ho sempre avuto la passione al disegno e alla pittura. E mia moglie, dopo che ci siamo fidanzati, io quasi sempre in bolletta. Strano, quasi sempre in bolletta. Invece lei era un'artigiana, un'oratrice. Ah, bene. E lei a Bologna capitava tutti i giorni e mi prendeva i colori e me li portava a casa. Che carina, eh? Molto carina, molto sì, carina. Ben, ecco, questo perché... qui è un omaggio che gli devo fare. Mi sembra anche giusto. Senti, tornando un po' invece proprio che tu sei nato a Ponticelli, eccetera. Però io vorrei che tu, in questa visita guidata che noi facciamo di solito tutti i sabati, in linea di massima, ci spiegassi un po' qualche tuo quadro, ma non tanto un po' come è nato l'idea. Esempio, questo quadro con le nostre spalle, che è molto carino, e mi sembra che ci sia un quadro che c'è una storia dietro. Sì, c'è una... Come sono nati questi quadri qua? Beh, questo quadro qui è nato di recente, però è un quadro che si può legare tranquillamente al mio passato, sì. alla mia correnti. Sì. Ecco. Ad ogni modo, questo qui è un quadro che a quei tempi le donne che lavoravano in campagna, quando arrivavano a casa dal lavoro, si mettevano la catinella al sole, scaldava l'acqua, sì, e sì. La portavano dentro per lavarsi logicamente. E io ho creato questa verticale tipo di quella di Cremonini, dico appunto, bene? Omaggiando Cremonini, perché è stato fatto dopo la morte di Cremonini. Ho voluto ritornare con questo quadro all'idea mia iniziale della pittura, che ho sentito la corrente di ritorno all'immagine, che Cremonini allora era uno dei principali autori. Sì. Ma allora, spiegami questa scenetta che mi sembra molto significativa. Allora, questa scenetta, mio padre aveva affittato a una coppia di sposini, una camera, che poi in quella camera lì facevano tutto, ci dormivano, ci mangiavano. Un monolocale di oggi. Ad ogni modo, io ho approfittato per questa scenetta, come ho detto prima, omaggiare Cremonini, ma ho dipinto io e un mio amico che spiavamo il nudo della sposina. C'è l'angioletto che si copre gli occhi e diceva: queste cose non si fanno. Sì. È una vergogna. Sì. È il pittore che dipinge tutta la scena. Cioè, era un birichino anche da bambino allora. Un'altra mia curiosità, che mi hanno chiesto anche in molti: tu fai delle bellissime composizioni, un nature morte che dir si voglia, con degli oggetti molte volte simili, un po' come Morandi, che lui con certi suoi oggetti ha fatto tutta una produzione iconografica molto interessante. Esempio, questo quadro qui alle nostre spalle, che è una composizione natura morta, con
che tecniche hai usato, come crei la tela prima, sono oli, due parole. È tutto olio, quello che si vede, sì. Però di fondo faccio una preparazione acrilica. Per quale ragione fai una preparazione acrilica? Faccio sulla tela, sì. Anche perché la preparazione delle tele attuali, perlomeno, sì. Sì. Dipingendo l'olio sopra direttamente sul bianco, sì. Sul bianco mi sono trovato che quadri del passato, sì. Tendono a crepare. Il colore diventa talmente rigido e duro e non flessibile, sì. Che crepa. Allora io faccio una preparazione in acrilico, ma però la pittura che si vede è tutto olio. Ah, tutto olio, complimenti, tutto olio. Sì. E queste composizioni tu le crei nel tuo studio, immagino. Studio, infatti sì. Abbiamo visto nella puntata precedente tanti belli oggetti nel tuo studio e vedo questi oggetti che ritornano. Per me è un po' una caratteristica dei grandi artisti che non sono, certo. Gli oggetti che debbono essere i protagonisti del quadro, ma sono è il quadro. Certo, anche poi perché io mi sono... Perché poi piace dipingere direttamente con gli oggetti composti? Sì. Anche perché, avendo l'oggetto davanti, sì. Scopri in continuazione dei colori diversi sull'oggetto. Sì, si è dato anche della volta la luce anche. Perché, sì, perché dipingere di fantasia fa con velocità un oggetto o una cosa, che non sarebbe quello lì la difficoltà, sì. Però ti perdi molti colori che la natura, la luce dà sull'oggetto. E questo indubbiamente, voi artisti, indubbiamente mi piace perché è un po' il vostro alfabeto l'oggetto in questo caso. Senti, io voglio andare a parlare di quadri che ho visto molto, molto belli, cioè di una vecchia casa di campagna, certo. Una visione addirittura da Via Irnerio che c'è, mi sembra di vedere la vecchia cortile con i capannoni. Certo. Parliamo un attimo di questi quadri. Ecco, allora ti dicevo di queste case di campagna che noi vediamo. Allora, noi vediamo qui alle nostre spalle, come ti dicevo, questa casa di campagna che mi sembra che molte volte vengono ristrutturate e perdono il loro valore, il loro fascino. Vero, perdono quel vissuto, sì. Perdono quel vissuto che il contadino negli anni aveva dato, ma non il contadino, ma la natura stessa, che ha dato il vissuto al contadino e alla casa. Invece amo quelle ancora rimaste, dipingerle, sì. Dipingerle anche all'abbandono, anche sì. All'abbandono. Questi cieli invadenti sì. Che incidono sulla casa, bello. Sulla casa, e si sente l'abbandono, sì. Si sente, guardando, non c'è personaggio, non c'è attrezzi di lavoro. Né animali, niente proprio. Né animali, ecco, c'è solo la bellezza sì, del colore della casa. Ecco. Questo è bello. Dimmi un attimo, questo qui mi sembra di vedere dei tetti di Bologna e... Mi sembra che sia da riconoscibile. Dove eri? Forse in Via Irnerio? Sì, è da Via Irnerio, ecco. Guardando verso il centro, sì. E si vede la parte dietro del comunale con sì. Il carico dell'acqua del, sì, del comunale. Sì, sì. Appunto, a me interessava questi colori sì, del pomeriggio bolognese. Sì, sì, sì. Nel pomeriggio bolognese che piaceva molto anche perché c'era un'atmosfera particolare. Certo. E quella cos'è? La chiesa di San Giacomo del Comunale? Ma probabilmente sì. Ecco, questo qui. Senti, adesso volevo vedere un quadro là che, come ti dicevo prima, da Ponte della Mascherella, non so se dico bene, questo sì, qui. Sì, questo qui l'ho fatto, è il ponte di via Mascherella. Sì. Il ponte di via Mascherella, e si vede Porta Mascherella, sì, però... Sì. È stato fatto nel periodo dove l'alta velocità non è ancora creata. Ah, ho capito. Allora lì hanno buttato giù tutto, e sì. È diventato anche un quadro importante per riconoscere di la vecchia. Infatti lì ci sono i capannoni della Cortisa. Quelli capannoni a volte, quelli sono i capannoni della Cortisa. E qui, ecco, dalla parte sinistra invece sì. È l'antico deposito degli autobus. Degli autobus, che qualche volta ci sono ancora. Ma c'è ancora, ma hanno molto dimezzato. Ecco. Questo quadro, che c'è questa bambina, è un quadro familiare questo. Sì, certo, questo qui è il mio studio, sì. È il mio studio con una tela sul cavalletto. Sì. Questa dipinta è questa ragazzina, è mia figlia da ragazzina. Sì.
le due finestre sono del mio studio, e anche per l'atmosfera che crea, la tela vuota, perché è sempre un problema per il pittore, sì, iniziare il lavoro sulla tela bianca. E questo è il dramma, è il dramma del pittore, di come cominciare, sì, di cosa fare, sì, di cosa fare. Ecco, e mia figlia che guarda sorpresa che è ancora bianca. Ah, giusto, perché lei è abituata che papà, certo, a vedere un, sì, quadro già lei abbozzato. È venuto nello studio, ha visto questa tela bianca non disegnata, non cominciata, e solo per io ci guardava, perché a un certo punto, poche volte, lascio un cavalletto con la tela bianca sopra e non disegnato con qualche forma, cosa del genere. Abbiamo fatto questa chiacchierata e mi piacerebbe approfondire, che sono molto interessato a capire come gli artisti si pongono esattamente di fronte a una tela bianca, come tu stai dicendo che ha dei problemi, e come creano queste loro emozioni. Ti ringrazio di questa piccola chiacchierata, poi la proseguiremo in futuro, e in bocca al lupo per la tua mostra. Va bene, grazie. Momenti d'artista, un programma di Giuliano Gurrieri. Appuntamento ogni domenica sera alle 20:50, con replica il lunedì mattina alle ore 8:30.